Giosuè 18 e dal primo versetto. Signore, parla al mio cuore. Poi tutta la comunità dei figli di Israele si radunò a Silo, dove montarono la tenda di convegno. Il paese era loro sottomesso. Rimanevano tra i figli di Israele 7 tribù che non avevano ricevuto la loro eredità. E Giosuè disse ai figli di Israele: «Fino a quando trascurerete di andare a prendere possesso del paese che il Signore, il Dio dei vostri padri, vi ha dato? Sceglietevi 3 uomini per tribù e io li manderò. Essi partiranno, percorreranno il paese, ne faranno una mappa per la spartizione, poi torneranno da me. Essi lo divideranno in 7 parti. Giuda rimarrà nei suoi confini a mezzogiorno e la casa di Giuseppe rimarrà nei suoi confini a settentrione. Voi farete dunque una mappa del paese, dividendolo in 7 parti. Me la porterete qui e io ve le tirerò a sorte qui davanti al Signore nostro Dio. Per i Leviti non vi sarà parte in mezzo a voi, perché il sacerdozio del Signore è la loro parte. E Gad, Ruben e la mezza tribù di Manasse hanno già ricevuto di là dal Giordano, a Oriente, l'eredità che Mosè, servo del Signore, ha data loro. Quegli uomini dunque si alzarono per partire. A loro che andavano a fare una mappa del paese, Giosuè ordinò: «Andate, percorrete il paese, fatene una mappa e tornate da me. Io vi tirerò a sorte le parti qui, davanti al Signore, a Silo». E quegli uomini andarono, percorsero il paese, ne fecero una mappa scritta secondo le città, dividendola in 7 parti. Poi tornarono da Giosuè all'accampamento di Silo. Allora Giosuè tirò a sorte le parti in Silo davanti al Signore e spartì il paese tra i figli di Israele, assegnando a ciascuno la sua parte. Fin qui la parola di Dio, accomodatevi pure. Risalta questa domanda, che sia un'esortazione e sia uno stimolo verso il popolo di Israele: fino a quando voi trascurerete di andare a prendere possesso, di far vostri quei territori che il Signore appunto vi ha donato, ha dato ai vostri padri? Come possiamo fare nostri i doni di Dio, quegli spazi spirituali che Lui ci ha aperto nella grazia, quelle benedizioni che ci ha provveduto in Cristo? Come poter fare, senza tanti giri di parole, in maniera concreta, in maniera pratica, vera? Qui abbiamo dei buoni segni, abbiamo dei buoni insegnamenti. Innanzitutto vediamo come questo popolo si è radunato alla presenza del Signore. Sono tornati lì a Silo, che è un po' la parte centrale del territorio palestinese, hanno alzato di nuovo la tenda di convegno, il tabernacolo, e lì sono stati insieme alla presenza di Dio, hanno dimorato alla presenza del Signore. Adesso da questo deve sorgere o deve fortificarsi il desiderio di abbracciare, di fare proprie le benedizioni di Dio, i doni che Lui ha dato, quei territori. Alcune tribù ormai si stavano assuefacendo, abituando a continuare a scorazzare come dei nomadi, quando in quei territori che Dio aveva provveduto loro c'erano ancora i cananei che coltivavano, che ne prendevano frutto, e loro a cui la terra era stata donata erano al di fuori e si accontentavano, stavano bene così, viaggiando da una parte all'altra. Adesso, stando alla presenza di Dio, devono collegare la presenza del Signore ai doni che Lui ha fatto, a quei territori che ha messo a loro disposizione. E quindi deve nascere in loro questo desiderio. Allora subito Giosuè, su questo sentimento che viene così riacceso, che viene rilluminato nel loro cuore, inserisce questa esortazione, questo incoraggiamento, così come lo Spirito Santo fa ai giorni nostri, anche per quanti a volte in presenza o da casa assistono alle riunioni di culto, ascoltano la parola di Dio, partecipano alla preghiera, portano i loro pesi,
ringraziano anch'essi il Signore, però non prendono mai posizione. Non afferrano la vita eterna e non trasportano i doni, le benedizioni della vita eterna nella vita di tutti i giorni, cioè non dimorano nella parola di Dio e non lasciano che il Signore possa arricchire, benedire la nostra vita come Egli vorrebbe fare. Alcuni si sentono esclusi, altri si sentono indegni, altri hanno cose, ritengono più importanti a cui pensare, si rimanda sempre, i doni di Dio rimangono lì, un bello spettacolo, un panorama da intravedere la domenica sera, ma non più di tanto. Allora arriva lo Spirito del Signore e dice: stendi la tua mano, guarda che anche per te, impossessati di queste cose, falle tue, legati a quelle cose con tutto il cuore, mettici il tuo nome, fa che siano le cose dove hai intimità più di ogni altra cosa, le cose dove passi la maggior parte del tuo tempo, dove impieghi i tuoi progetti, dove ti metti in gioco nei tuoi pensieri, nei tuoi sogni, nelle tue speranze. Mettici il cuore, dice il Signore, perché sono per te. Io te le voglio fare realizzare, io te le voglio fare ancora sperimentare. Vedete che bassa percentuale nella radiografia della situazione che deve fare Giosuè. Soltanto due tribù di là dal Giordano, perché alcuni avevano già preso in un modo o nell'altro i territori ad est, no? Nella Cisgiordania, ma soltanto due sostanzialmente, Giuda e Giuseppe, avevano preso, anzi avevano cognizione di quelli che erano i loro territori. In realtà i territori non li aveva presi nessuno. Giuda ce l'aveva sulla carta a sud, Giuseppe con Efraim, con una parte di Manasse, erano a nord, sapevano che quello era il loro territorio, già era stato in qualche maniera assegnato, però di fatto non se ne erano ancora impossessati. E poi ci sono queste altre tribù, sette tribù, che ancora non sanno neanche qual è realmente il loro territorio, non sanno neanche cosa gli spetta, quali sono i doni, le benedizioni, i territori dove si possono muovere liberamente, lodando, glorificando il Signore, vedendo il frutto di una vita nuova e della sua benedizione. Vedete, a volte quello che può accadere in mezzo al popolo di Dio, in una comunità, in mezzo a noi. Quanto può essere bassa la percentuale dei credenti che sanno quello che Dio ha donato loro, e quanto a volte purtroppo può essere perfino ancora più bassa la percentuale, il numero dei credenti che stendono la mano, che impiegano la fede, che si studiano con tutto il cuore di far propri i doni, le benedizioni del Signore. Tanti continuano a compiacersi di quello che il Signore ha dato agli altri o li guardano da lontano. Eppure sono per te, sono per me. Noi potremmo immaginare che Gesù è allora rimprovera le altre tribù perché hanno privato tutti questi, hanno preso per loro le benedizioni del Signore. No, non rimprovera nessuno, anzi rimprovera, per così dire, quelli che ancora non hanno voluto prendere possesso delle benedizioni del Signore. Allora gli dice: guardate, innanzitutto, adesso siamo stati alla presenza di Dio, adesso il culto è finito, adesso è il tempo di decisioni, è il tempo di mettere in pratica quello che abbiamo ricevuto alla presenza del Signore. Adesso nominati alcuni, andranno lì, ci faranno una bella mappa, una carta topografica, e poi io dividerò in sorte davanti a Dio il territorio per ciascuno. E gli dice: dovete andare e percorrete il paese. Li stimolava cioè ad esercitare fede, li stimolava a ricollegarsi a quella promessa che Dio già all'inizio, dopo la morte di Mosè, aveva fatto proprio a Giosuè, quindi a tutto il popolo: ogni pianta, ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà, dice il Signore, io ve lo do, è per voi il paese,
percorretelo, guardatelo, o cercate liberamente di mettere radici, invocate il Signore. E quindi dovevano per fede scoprire quelli che erano i territori che Dio aveva donato loro e dovevano avere stima, senza guardare se un luogo era più roccioso, desertico, montuoso, uno era più coltivabile. Era il paese donato da Dio. Era il paese per cui Dio aveva fatto uscire altri popoli, dovevano averne stima. Il profeta lo ricorderà: io ho dato degli uomini al tuo posto, io ho dato dei popoli in cambio della tua vita. Israele, quando tu sei entrato nella terra promessa, prima di te c'erano altri, io ho tolto loro per far entrare te, perché mia è la terra e io la do a chi voglio. Quanto più noi dobbiamo, quando vogliamo impossessarci delle benedizioni di Dio, ripartire da un cammino di fede, guardare a Cristo, alla croce, scoprendo che Dio il Padre ha dato Gesù per noi affinché noi avessimo le benedizioni della vita eterna. E possiamo veramente farne stima. Nessuno può più trincerarsi dietro un alibi, dire sono indegno, perché Gesù ti fa degno, ti fa degna stasera. Gesù ha pagato quello che tu non potevi pagare. Gesù ti dona quello che nessun altro poteva mai procurarti, innanzitutto nel tuo cuore. Ecco perché è importante ripartire dalla fede e scoprire che poi colui che non ha risparmiato il suo unigenito figlio è pronto a donarci tutte le cose con lui. Percorrere per fede, questo dovevano fare, dovevano, vedete, riscoprire quelli che erano i confini. Questo era importante, prima ancora di fare una mappa del paese, percorretelo e ricordate, quello è il territorio. Come Dio ci ha detto, lì da quella zona del deserto fino al fiume Eufrate, poi lì fino al mar Mediterraneo, poi c'è un'altra distesa, insomma non sono dei confini che si potevano spostare, un monte, un lago, un mare, non li puoi spostare, questi sono i confini del popolo di Dio. E dovevano rispettarli, dovevano innanzitutto ricordare, tracciare i confini con l'esterno e poi potevano guardare bene quello che Dio aveva loro donato. Perché quando noi ci impossessiamo della grazia di Dio che è in Cristo Gesù, subito sorgono in noi dei sentimenti di santità, di consacrazione. E ci accorgiamo che prima ancora di misurare quello che Dio ci ha donato, noi dobbiamo comprendere quello che il Signore ci chiama a lasciare. Noi non dobbiamo soltanto fare stima di quello che Dio ci dà, dobbiamo anche sapere quello che non è per noi. E allora questo ci mette nella condizione ideale. Abbiamo la grazia di Dio, abbiamo sentimenti santi che si vogliono separare dalla vecchia vita, da quello che il Signore non ha dato, questo ci mette nella condizione migliore per poter conquistare, afferrare, fare nostri di fatto i doni, le benedizioni del Signore. Stasera questo devi fare nella tua vita. Devi ripercorrere per fede quello che sei stato, che sei stata. Devi ripercorrere per fede la tua vita, quello che è accaduto, quello che hai fatto, quello che hai sbagliato, i tuoi peccati, quello che tu hai fatto agli altri, quello che gli altri hanno fatto a te. Puoi mettere tutto stasera e puoi guardare ogni cosa alla luce del sacrificio di Cristo Gesù per poi ricominciare a camminare sapendo che fai tue le cose che Dio ti ha donato. Se sai anche scoprire, valutare le cose che Dio non ti ha dato. La migliore posizione per afferrare quello che Dio ci chiama a prendere è quella di chi sa lasciare quello che Dio ci chiama a lasciare. Stasera sei così. Devi prendere e devi lasciare. E certe cose si tratterà di lasciarle nelle mani del Signore. Non sarà un'immane sofferenza, ma sarà una grande benedizione poter veramente aprire il cuore a colui che ci ha fatto grazia in Cristo Gesù. Abbiamo le sue benedizioni e poi vedete quando tornavano a Giosuè,
Giosuè aveva questa mappa e loro adesso dovevano anche spartire il territorio in sette, come possiamo dire, in sette piccoli territori, in sette piccole regioni, in sette luoghi dove ogni tribù avrebbe avuto la sua parte. Avevano rispettato i confini con l'esterno, avevano rispettato ciò che Dio non li chiamava a prendere, dove Dio non li chiama a camminare, ad andare, adesso possono far loro il territorio che Dio gli ha donato. Ma nel fare questa mappa ancora nessuno sa qual è effettivamente il territorio che spetterà a ciascuno. Lo stanno semplicemente dividendo in sette zone, ma nessuno sa ancora e nessuno può decidere per sé quale sarà il territorio che toccherà a ciascuna tribù. Questo è nelle mani del Signore. Vedete, noi dobbiamo comprendere che nella volontà del Signore, quando noi accettiamo quella che è la volontà del Signore, come potremmo dire, generale, per tutti, la parola di Dio che è per tutti i credenti, per tutto il popolo di Dio, quando noi accettiamo questo, poi il Signore ci farà conoscere quello che è il piano personale per la nostra vita. Quando io ho abbracciato la volontà universale del Signore per tutto il suo popolo, Lui poi mi indicherà certamente la sua volontà specifica per il mio futuro, per il tuo futuro, per la nostra vita. Sapendo che la benedizione è per tutto il popolo di Dio, tutti ne godremo, ma non tutti avremo gli stessi doni, la stessa parte, le stesse cose. Però sappiamo che beneficeremo gli uni degli altri di quello che il Signore ha dato al suo popolo. Vogliamo dire: Signore, grazie. Io non ho quel dono, io non so fare quella cosa, però posso e voglio pregare per chi ha quel dono. Io non sono chiamato ad andare lì a fare questo o quell'altro, però voglio sostenere chi il Signore ha chiamato in quel territorio. Signore, benedici il tuo popolo, facendoci riscoprire che siamo insieme, ma nello stesso tempo siamo un corpo. E nel corpo il Signore ha collocato ciascuno dove Egli ha voluto. La mano non è più importante del piede. L'occhio non può fare a meno dell'orecchio. Sono insieme, come queste tribù dovevano stare in un unico paese, ma ognuno doveva avere uno spazio, una chiamata, un dono particolare. Dio sapeva perché avrebbe collocato quella tribù proprio lì, magari ai confini, dove forse sarebbe stata più forte, aveva più numero in caso di attacco dall'esterno, quell'altra tribù sarebbe stata nell'entroterra, avrebbe dovuto curare i passaggi, i collegamenti tra una tribù e l'altra, ognuno collocato al suo posto, ma un popolo solo e un corpo solo. Signore, benedicici così, affinché noi possiamo riscoprire non soltanto quali sono i confini con l'esterno, accettare la tua volontà generale per il tuo popolo, ma poter anche scoprire all'interno i confini, Signore, che noi stessi vediamo, che noi stessi scegliamo e che poi tu, Signore, puoi assegnare a ciascuno di noi. E nessuno avrebbe potuto dire: quel territorio è migliore, quello non è montuoso, vorrei quell'altro. Giosuè già chiama tutto questo l'eredità dei padri. E così gli israeliti si dovranno abituare a chiamare il territorio che Dio aveva donato loro. È l'eredità dei padri, cioè Dio l'ha scelto. E quello che Dio sceglie per noi è sempre la cosa migliore. Perché Dio ci chiama a qualcosa. E quindi dobbiamo essere contenti, dobbiamo essere benedetti di certe cose che Dio sceglie per noi, che saranno diverse da cose che sceglie per un altro, però in quello il Signore ci chiama a essere benedetti e di benedizione anche per il suo popolo.
È questo che dobbiamo vedere in mezzo a noi. Paolo a Corinto aveva un bel da fare, certo che c'era confusione, certo che a volte c'era, come possiamo dire, fin troppo entusiasmo e magari anche poca conoscenza. Però vedete, rimette ordine dicendo, guardate, voi non difettate di alcun dono. Signore, vi ha arricchito di ogni carisma, di ogni parola, di ogni benedizione, ma non tutti hanno tutto. Dio vi chiama alla comunione con il Figlio suo, e in questa comunione nessuno è parte per sé, nella vita personale, nei culti, a uno da una cosa, uno da un'altra parola, uno da un'altra manifestazione, però siete un unico corpo. Signore, noi non vogliamo vivere guardando a quello che hai donato gli altri, noi vogliamo ringraziarti per ciò che tu hai chiamato a fare ciascuno di noi. In una comunità cristiana è una grande mancanza quando dei credenti, convertiti anche da anni, da decenni, ancora non sanno bene cosa Dio vuole nella loro vita e per la loro vita, e non si studiano di far propri i doni del Signore. Ed è una mancanza, anzi forse è un danno, quando come credenti noi vogliamo fare quello a cui Dio non ci ha chiamato. Vogliamo semplicemente fare quello che fa Tizio, fare quello che fa Caio. Sarà un danno. Avremo una grande capacità di udire, ma avremo poca visione se tutti vogliono essere orecchio e nessuno vuole essere occhio. Stenderemo molto la mano se tutti vogliono essere mano, ma non andremo lontano se nessuno si rende conto di essere piede nel corpo di Cristo. Abbiamo bisogno di riscoprire questo con semplicità, con serenità. Tu sei lì che ti arrabbatti e fai, qual è il piano di Dio per la mia vita? Quanti libri hanno riempito le nostre librerie sul piano di Dio per la nostra vita? Quanti teoremi a volte, forse più filosofici che biblici. Accettiamo la parola di Dio, leggiamola, stiamo in comunione con Dio e con il suo popolo. Il piano personale, la volontà specifica di Dio per la tua vita non si farà aspettare. Tu preoccupati di conoscere il Signore. Preoccupati di sapere quali sono i confini con l'esterno. Poi Dio ti darà la tua parte all'interno. Vogliamo essere sereni in questo, senza perdere la visione e la serenità. A volte il cuore è così, è agitato. Il cuore è sotto sopra. Perché il tuo cuore è sotto sopra? Tante volte perché non è sottomesso alla parola di Dio. Cerchiamo di rimettere a posto un cuore che sottosopra rimarrà così, nell'agitazione e nella confusione. Sottomettilo a Dio e il tuo cuore non sarà più nel caos, non sarà più sottosopra. Vedete, dovevano andare, percorrere il paese, fare una mappa, dei disegni tenevano conto di questi territori, poi dice portatela a me, Giosuè, e io davanti al Signore assegnerò a ciascuno il suo territorio. E così fu. I territori furono spartiti con la mappa, i territori furono assegnati con la sorte, adesso i territori devono essere occupati, e qui è il punto cruciale. Qui bisogna passare dal dire al fare. E per occuparli ci vuole il buon combattimento della fede. Affinché quello che Dio ci ha dato non rimanga sulla carta. Siamo stufi di benedizioni sulla carta, di cose teoriche. Fino a quando trascurerete di andare a prendere possesso? Bisognava occuparli di fatto. Cosa faremo allora? Cosa ci possiamo escogitare? Anche qui si è spaziato tanto, no? I primi tempi che ero convertito, qualcuno mi diceva sali su quel monte e prega, lega gli spiriti, afferra la città, sottomettila al Signore, non lo so, non lo so.
se vale la pena salire a Serra Venerdì o su qualche altro colle, alle nere e dire prendo per me Matera. Forse vale più la pena dire Signore opera nella mia vita affinché io possa vivere al centro delle tue benedizioni, essere un po' più concreti per così dire. Il paese era stato preso con una strategia molto efficace, adesso sono proprio lì a Silo, che è il centro del paese, da dove a pochi chilometri era partita la conquista con Giosuè. Ricordate, avevano iniziato da Gerico, che appunto era il centro del territorio, e poi erano andati a sud, e poi l'ultima campagna militare era stata a nord, cioè avevano spezzato i collegamenti tra le linee nemiche. Non avevano permesso ai nemici di coalizzarsi contro il popolo del Signore. Basterebbe soltanto capire questo, che noi dobbiamo capire quando il nemico vorrebbe metterci gli uni contro gli altri e vincere queste cose con la preghiera, vincere queste cose con la nostra volontà di vedere la gloria del Signore, allora già saremmo bene avanti nel combattimento e anche nella conquista. Loro prendevano dei territori che erano stati tolti ad altri. E così è anche per noi. Noi prendiamo quello che il Signore ci ha dato, quello che non avremmo meritato, quello per cui certamente non eravamo e non siamo degni, e i nemici sono lì a ostacolarci in qualunque modo. Giosuè lo dice al popolo, guardate che i cananei sono bene armati e sono decisi, non vi stenderanno il tappeto rosso per dire entrate, prendete possesso dei nostri territori, vorranno venirvi contro in ogni modo, hanno dei carri di ferro, però il Signore è colui che ci dà la sua armatura, amen. Lui ci ha benedetto di ogni benedizione, dice Paolo, nei luoghi celesti in Cristo, è la vita eterna, è la vita gloriosa, celeste. Ma poi passa e ci dice che questa vita spirituale va portata nella vita di ogni giorno. Dobbiamo mettere la conquista spirituale in maniera reale, concreta. E ci dice che il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma è contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Quei luoghi celesti dove Dio ci ha benedetto in Cristo sono gli stessi luoghi celesti dove adesso il nemico ci aspetta per rimandarci indietro. E la prima cosa che fa, lui ci accusa. Ci vuole rispedire indietro. Quando Paolo dice ai Romani che colui che ha donato il suo unigenito figlio ci donerà tutte le cose con lui, poi continua col dire ti accuserà gli eletti di Dio. Perché il primo problema quando vuoi prendere le benedizioni di Dio è l'accusa, i conti in sospeso, le cose che non vanno nella tua vita. Alcune sono vere, alcune sono ingrandite ad hoc, alcune sono spudoratamente false. Però il Signore è colui che ci aiuta in quel momento, dà perdono, santifica, dà forza, dà saggezza. Prendevano dei territori che non erano loro e questi appunto potevano accusare, per così dire, di rubare. Ma se tu prendi la benedizione di Dio, tu non stai rubando. Tu stai prendendo quello per cui Cristo ha pagato. Amen. E dobbiamo in questo modo non farci rimandare indietro quando vuoi dare spazio alle cose di Dio, quando vuoi consacrarti. Verrà a dirti che tu sottrai del tempo importante ad altre cose, tu sottrai del tempo alla famiglia. Caso strano, quelli che poi ti dicono che qualunque hobby, qualunque svago, qualunque cosa è legittimo. Se vai a funga, a pesco, a fare le cose più strane, lontano da tua moglie, da tuo marito, è legittimo. Se poi vai in chiesa, se poi apri la Bibbia, se poi prendi del tempo per cercare il Signore, tu stai sottraendo del tempo. Mi dispiace. Io non ci casco. Io voglio fare mie le benedizioni del Signore. Non sto rubando. Non sto sottraendo. Sto prendendo
quello che Dio mi ha donato. I doni di Dio non si meritano, però si scelgono, si apprezzano, si stimano e si dedica loro del tempo, delle energie e il nostro stesso cuore. Se tu vuoi trattare le cose in maniera rinnovata, secondo la parola di Dio, ti diranno che vuoi togliere la pace, vuoi cambiare le tradizioni e le abitudini, ti rispediranno indietro. Ma Giosuè dice, voi dovete andare a prendere possesso. Se vuoi dire la verità, una verità che può ferire, ma grazie a Dio vuole anche sanare, ti diranno che sei spietato, spietata, ma tu stai prendendo possesso delle benedizioni del Signore. Stai togliendo campo al nemico. È il padre della menzogna. E se noi usiamo bugie, è diventato nostro socio e mette la sua bandierina di possesso e riprende quel territorio. Ecco perché noi vogliamo stare nella verità, vogliamo dimorare nella verità e faremo nostri i territori del Signore. Colui che omicida fin dal principio ti spinge a coltivare rancore, odio, è la cosa più facile. Tanto chi lo sa? L'odio lo puoi coltivare in segreto nel tuo cuore. Il rancore lo puoi alimentare facendo buon viso e cattivo gioco. Chi lo sa? Dio lo sa. Allora vogliamo togliere spazio a colui che omicida fin dal principio, a colui che è il ladro, che viene per rubare, per ammazzare, per distruggere. Signore, santifica la mia vita, affinché veramente abbiano spazio le tue benedizioni. Vedete, è importante che noi non trascuriamo quello che Dio ci ha donato, che noi lo prendiamo a cuore, che noi dedichiamo del tempo, altrimenti il nemico tornerà a prendere possesso. Il libro dei giudici è triste all'inizio, perché ritroviamo queste tribù che adesso sanno qual è il loro territorio, ma ancora sono lì a dire chi salirà per primo, chi andrà, chi mi dà una mano, e tanti dice che non vollero andare a prendere possesso, non vollero scacciare i cananei, e i cananei rimasero lì e ripresero territorio, si impadronirono. Questo non è possibile, perché Gesù ha pagato per noi. Vedevo qualche tempo fa un servizio di tanti territori confiscati alla criminalità. Territori, edifici, spazi bellissimi da coltivare, da impiegare per tante cose benefiche. Lasciate lì, all'abbandono, trascurate. E spesso la criminalità è andata a riprendersi quei luoghi. Noi non vogliamo fare lo stesso errore. Vogliamo dire, Signore, sono qui. Voglio prendere possesso di quello che tu mi hai donato. Non voglio passare la vita ad andare al culto, ascoltare, poi rimanere un nomade spirituale, vivere di riflesso degli altri. Vado al culto se ci va il mio coniuge, prego se me lo dice mia madre o mio figlio. Quei territori sono tuoi, sono per te. Falli tuoi e il Signore ti benedirà. Basta benedizioni sulla carta. Sulla carta a volte abbiamo grandi ricchezze e grandi palazzi, ma sulla carta non ce ne facciamo niente. Sulla mappa non basta. Vogliamo andare a prendere possesso. Alziamoci in piedi, cerchiamo la faccia del Signore.